Buongiorno amiche e amici, questa mattina a Psicopodcast parliamo di smart working, ovvero quella pratica a cui i dipendenti possono e delle aziende possono appellarsi per lavorare da casa e avere meno impatto rispetto al contagio. Nello specifico vi leggo un articolo del Sole 24 Ore intitolato Coronavirus 10 cose da sapere per avviare lo smart working, dalla comunicazione al ministero agli strumenti da usare, dalla sicurezza alle istruzioni per i dipendenti, una guida operativa per partire subito con il lavoro digitale. In pratica, quali sono gli adempimenti previsti per attivare lo smart working agevolato secondo il DPCM dell'8 marzo? Il primo è una comunicazione obbligatoria da inviare preventivamente e comunque entro 5 giorni dall'avvio del lavoro agile, da effettuarsi tramite il portale Click Lavoro, che può anche essere redatta in modo massivo. Il secondo è un'informativa sulla sicurezza che il datore di lavoro deve inviare al dipendente in modalità telematica, dunque anche via mail. A questo riguardo si può utilizzare il modulo messo a disposizione dall'INAIL. A questo link però il 2 marzo 2020 intitolato il link dell'INAIL Coronavirus, nuove misure urgenti di contenimento del contagio, informativa per il lavoro agile, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 produce effetti dal 2 all'8 marzo 2020 e supera le disposizioni dei precedenti decreti del 23 e del 25 febbraio. Sono previste misure urgenti del contenimento per specifici comuni espressamente individuati e misure per le regioni e per le province elencati negli allegati 2 e 3 decreto articolo 2. Per l'intero territorio nazionale invece sono previste specifiche misure di informazione e prevenzione. È riconosciuta la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali. Quindi le cose sono in continuo cambiamento. Riprendiamo l'articolo del Sole 24 Ore in cui si continua con un altro tema, e cioè è obbligatorio seguire la disciplina emergenziale? No, il datore di lavoro può prevedere un regolamento e singoli accordi per disciplinare in modo più analitico la forma di lavoro agile, soprattutto se aveva già avviato un percorso in tal senso e utilizza questa fase di criticità per portarlo a compimento, magari accelerandone i tempi. Il lavoro agile deve essere consentito tutta la settimana? In base alla legge 81/2017 che lo ha istituito, lo smart, che vi invito ad andare a vedere, quindi a ricercare sui motori di ricerca, legge 81/2017, lo smart working prevede periodi svolti in azienda alternati ad altro all'esterno. Il DCPM 8 marzo non dice nulla a riguardo, ma tenuto conto della situazione eccezionale, si presume consenta un ricorso ampio a questa soluzione anche per l'intero orario lavorativo. Il datore di lavoro può comunque pensare a un'alternanza delle figure necessarie in azienda, disponendo il lavoro agile per alcuni giorni alla settimana in rotazione. Possono avviare lo smart working senza alcun criterio oggettivo? Anche se in questa fase non è necessario l'accordo individuale con i dipendenti, è comunque consigliabile motivare le scelte tramite un regolamento che renda noti i criteri adottati, soprattutto in caso di rotazione tra i lavoratori. Inoltre si deve tenere presente che l'articolo 18 della legge 81, di cui vi parlavo prima, ha previsto la priorità per le lavoratrici madri nei primi 3 mesi di età del figlio che si prendono cura o che si prendono cura di un figlio disabile. Il datore di lavoro non è obbligato a fornire mezzi tecnologici per la connessione al dipendente. Il responsabile della sicurezza non deve effettuare una
sopralluogo al domicilio del lavoratore per vedere la congruità dei requisiti di sicurezza come da decreto legislativo 81 del 2008. E questa è una cosa molto importante: il dipendente in malattia o in quarantena o in isolamento fiduciario domestico può lavorare in regime di lavoro agile? No, se in uno stato di una sospensione del rapporto di lavoro non può in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, nemmeno sotto forma di lavoro agile. Se a fronte dell'attività svolta in azienda il dipendente fruisce della mensa, quando svolge lavoro agile deve ricevere dei ticket restaurant equivalenti? Non è obbligatorio. In realtà il datore di lavoro, salvo diverse intese o accordi sindacali in vigore sul tema, se è impossibilitato a far fruire la mensa non è di per sé costretto, anche dato il momento di emergenza straordinaria, a fornire una prestazione equivalente. Cosa molto importante, altra domanda: durante lo smart working si può fare orario straordinario? Se il datore di lavoro le autorizza o richiede preventivamente, sì. Tale punto può essere esplicitamente previsto dall'informativa al dipendente o su regolamento ad hoc. La norma di riferimento afferma che la presenza si svolge entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'eventuale connessione internet fornita dal dipendente costituisce un fringe benefit? L'agenzia delle entrate non si è mai esplicitamente pronunciata sul tema, tuttavia per l'analogia risulta applicabile quando illustrato dalla risoluzione 357/E del 2007, secondo cui il rimborso dei costi sostenuti dal dipendente per utilizzare la connessione internet in regime di telelavoro costituisce il rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente. Per le ragioni esposte, ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le relative ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Questo quindi maggiormente, diciamo così, è il punto di vista che maggiormente può interessare le aziende per l'applicazione e per l'avvio dello smart working. Ma come può un dipendente attivare lo smart working? Lo scopriamo subito. Ecco come fare per attivare lo smart working da parte del dipendente. Dopo il DPCM del 1 marzo sono state identificate dal governo le misure per la gestione dell'emergenza da coronavirus. Tra queste, alcune riguardano i rapporti di lavoro e in particolare la modalità di effettuare la prestazione lavorativa in sicurezza. Quella di maggior impatto è relativa al ricorso allo smart working. Si prevede infatti la possibilità di attivare il lavoro agile con modalità semplificate al fine di limitare il rischio di contagio secondo le prescrizioni indicate dall'articolo 4 del DPCM 1 marzo 2020. Detta modalità comporta la possibilità unilaterale da parte delle aziende di attivare lo smart working verso tutti i lavoratori. La nuova indicazione prevista dal governo amplia quanto già previsto con il decreto del 23-25 febbraio scorso, come vi dicevo prima. A differenza da questi ultimi, viene allargata la modalità semplificata a tutte le aziende, indipendentemente dal fatto che siano localizzate nelle regioni maggiormente colpite dal contagio, quindi nelle aziende in tutta la penisola. La modulistica da utilizzare qual è quindi? Per agevolare l'attività di imprese e professionisti si predispone una bozza di comunicazione unilaterale al lavoratore di avvio dello smart working da inviare al lavoratore, quindi questa dovrebbe esservi inviata dalle aziende, una bozza di autodichiarazione di avviso di attivazione di smart working per motivi emergenziali. Entrambi i modelli dovranno essere legati alla comunicazione telematica obbligatoria prevista sul sito del Ministero del Lavoro. C'è anche il link https 2 punti
www.servizi.lavoro.gov.it/smartworking. Detta comunicazione, andiamola a vedere. Detta comunicazione dovrà essere effettuata individualmente entro il giorno antecedente a quello d'inizio alla prestazione agile. La mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. Una volta avviato lo smart working, l'azienda potrà registrare nel libro unico del lavoro le giornate smart effettuate fuori dal locale aziendale, identificandole con un codice diverso. Esempio, P di presenza accompagnato da SW che identifica la prestazione smart. C'è un modello da firmare per il lavoratore, ma andiamo a vedere ciò che dice il Ministero. Eccoci quindi all'interno del portale servizilavoro.gov.it/smartworkinghomeentra, al quale potrete accedere tramite la vostra identità digitale SPID. Nel momento in cui entrate all'interno del portale avrete a disposizione due possibilità. Se siete un'azienda, chiaramente avete la possibilità di accedere al percorso del referente aziendale. Se siete all'interno invece di un'azienda come dipendenti, potete andare presso il percorso di soggetto abilitato. Io seguo questo percorso e c'è una schermata individuale in cui voi potete in pratica compilare la vostra scheda personale e effettuare la vostra richiesta. All'interno di questa maschera troverete la possibilità di, con un più, di aggiungere nuovo soggetto abilitato. Vi si apre una nuova maschera in cui vi compare inserisci nuovo soggetto abilitato, seleziona il tipo di soggetto abilitato e qui si aprono una serie possibilità, tra cui selezionare il tipo di soggetto abilitato, periti agrari e agrotecnici, servizi competenti che inseriscono d'ufficio la comunicazione, consorzi e gruppi di imprese, promotori di tirocini, soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, associazioni di categoria di datori di lavoro agricolo, associazioni di categoria, periti commerciali, ragionieri, dottori commercialisti, avvocati e procuratori, consulenti del lavoro. La recente emergenza da coronavirus ha fatto sì che inevitabilmente la nostra attenzione andasse su una modalità di lavoro chiamata smart working o lavoro agile, che attualmente nel nostro paese non ha visto questi grandi risultati se non nelle realtà maggiori. Oggi questo strumento però si rivela essere un alleato prezioso anche per le piccole e medie imprese che si sono ritrovate nelle zone colpite dal nuovo virus. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Allora, la definizione di smart working è contenuta all'interno della legge 81 del 2017, mentre quelle che sono le linee guida dell'obbligo assicurativo e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono state delineate con la circolare INAIL 48 del 2017. Ma quindi in che cosa consiste lo smart working? Quali sono i suoi benefici? Allora, innanzitutto è una nuova opportunità e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che permette di effettuare il lavoro sia all'interno dei locali aziendali che all'esterno e nei luoghi più disparati come spazi di coworking, treno, hotel o casa propria, senza l'assegnazione di una postazione fissa tramite una connessione wifi con la sede aziendale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche dello smart working. Allora, innanzitutto non ci sono orari di lavoro rigidi per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e quindi il lavoratore ha diritto al riposo e alla disconnessione. Inoltre non ci sono vincoli spaziali, infatti i concetti di tempo e spazio di lavoro sono diventati molto più fluidi. C'è una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro per obiettivi, in quanto il non recarsi in azienda per lavorare non vuol dire solamente avere la massima libertà, ma avere anche e soprattutto una maggiore responsabilità e coscienza di autonomia lavorativa. C'è la volontarietà delle parti tramite un accordo scritto tra le stesse, che però non sostituisce in alcun modo il contratto di lavoro preesistente, ma che ne determina le nuove modalità di svolgimento con diritto di recesso.
È previsto inoltre l'utilizzo di strumenti che permettono il lavoro da remoto, quindi il PC, il tablet, il telefono, e inoltre è prevista anche la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi che lavorano in un ufficio. Viene data poi dal datore di lavoro un'informativa sui rischi e i possibili infortuni, nonché sugli accorgimenti da adottare al fine di